che credo comunque affascinanti. Sicuramente oggi pomeriggio ci sarà modo di approfondire questa tematica, in quanto ci saranno diverse dimostrazioni in merito con quei vari principi, ovviamente non solo di altri, ma di tanti altri progetti. Infatti noterete comunque un gruppo di ragazzi che sta da quelle parti, che vanno avanti dietro nella stanza qui che abbiamo sul retro, perché stanno cominciando a costruire quello che poi sarà lo spettacolo di oggi pomeriggio alziamo l'asfalto da terra. Ok, no, tra l'altro entro anche un attimo a gamba tesa sul permesso di Giovanni, vengo alla domanda che faceva prima sulla questione di Zappix come sistema di monitoraggio. Mi permetto di entrare, Giovanni vuoi anche fermarmi in tutto questo, in quanto Giovanni più volte ha voluto. Giovanni ha voluto più volte coinvolgermi nel suo interessante progetto, solo che non ho tempo. Ufficialmente non ho tempo, però mi interessa tantissimo. Se avessimo degli stipendi, molto probabilmente un pensierino ci avrebbe. No, però comunque l'utilizzo di un sistema di monitoraggio mi era già venuto in mente. Non proprio però utilizzando Zappix, lo dico perché forte dell'esperienza di un progetto che ho presentato assieme ad un collega al Linux del 2014, un progetto per il MIUR e per il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica, anche in quel caso avevamo bisogno di un sistema di monitoraggio forte. Ora, un po' per filosofia costruttiva, un po' per insomma rendere, come dire, i progetti più semplici e più immediati possibili, ci siamo muniti di un sistema di scripting fatto praticamente a mano, leggerissimo, di pochi kbyte, che praticamente riesce a sostituire egregiamente sistemi di monitoraggio come Nagios, Sync, Zappix, Cacti ed altri, insomma. Quindi anche su questo versante, siccome comunque nel caso di Apple avremo in situazione delle risorse hardware comunque limitate, cioè, quindi è meglio essere keep it simple, esatto, esattamente. E Marcello, invece è qua. È il turno di Andrea. No, se vi siete sistemati va bene lo stesso. E, no, tra l'altro informazioni, dov'è? Eccoti qua. Informazioni di servizio da comunicare sui nostri social. Il professor Antonio Pescade del Dipartimento di Ingegneria Elettronica e delle Tecnologie dell'Informazione ci ha appena costretto a fare una serie di workshop all'università in merito a queste tematiche. Questo perché il NARCO, quando organizza le cose, le fa bene. Quindi Si è appena mandato questo messaggio su Twitter, dice: ragazzi, queste cose le dovete fare anche all'università, se no non andiamo avanti. Ok, è il turno di Andrea. Andrea, oltre ad essere social analog, è il responsabile del centro di elaborazione dati dell'osservatorio astronomico di Capodimonte, è un veteran Unix admin, detto in parole. Andrea porterà la nostra attenzione a una tematica sicuramente di attualità, e anche in questo caso molto interessante, che è già stata accennata negli interventi precedenti, cioè quella dell'internet delle cose. Scopriremo comunque maggiori dettagli grazie al suo intervento e approfondiremo ovviamente tutto quello che è stato detto fino adesso. Andiamo. Buongiorno a tutti, grazie per il veterano, mi sembra che la ricerca lunga, però. No, va bene, perfetto, c'è anche una questione anagrafica. Io ho diciamo ingarrato anche la data, me la sono ricordato, diciamo che l'ho fatta nel futuro perché chiaramente ho finito, era già stamattina, erano verso le 2:30 che ho finito di mettere insieme la parte grafica della presentazione, giuro, la parte teorica l'avevo già fatta. Vi parlerò di Internet of Things, è una cosa di cui sentiamo parlare tutti e probabilmente, cominciando da me, voglio dire, fino a ieri non tutti quanti abbiamo avuto modo di approfondire, soprattutto nel significato, ma è una di quelle cose di cui molte persone si riempiono la bocca, la usano un po' dappertutto, un po' come prezzemolo nelle minestre, senza a volte neanche sapere bene cosa significa, ma non è quello diciamo, che ci riguarda, in realtà indicando tutto il contrario di tutto. Quindi quello che ho cercato di capire io innanzitutto, per poi tentare di spiegarlo a voi, e cos'è esattamente l'Internet of Things, cosa si intende per Internet of Things oggi, perché è un qualcosa che comunque varia nel tempo, è nata in un modo, adesso la conosciamo in un altro, e nel futuro nessuno saprà bene a cosa ci si riferirà per Internet of Things. Facciamo la presente perché non funziona. Allora, un attimo di definizione.
Quindi Internet of Things è chiaramente un termine inglese, l'internet che si potrebbe tradurre, cioè letteralmente tradurre internet delle cose, per me le traduzioni letterali dall'inglese non mi piacciono per niente, e infatti spesso in italiano ci si riferisce all'Internet of Things come l'internet degli oggetti, che è un po' più preciso, quindi già incomincio a fare un attimino di chiarezza, perché cose in italiano è un termine troppo generico. Oggetti, già incominciamo a dare una collocazione reale in un mondo reale. Ed è proprio questa secondo me la chiave di lettura, perché in realtà di Internet of Things ci si riferisce a dei veri e propri oggetti che sono capaci di interagire tra di loro e con il mondo che li circonda. Quindi sono delle cose materiali. Sull'interagire tra di loro, diciamo, sorvoliamo un attimino, poi lo vediamo in un secondo momento, però sicuramente sono capaci di essere modificati da eventi reali che noi abbiamo nel nostro mondo. Internet è un po' una cosa virtuale, no? Esiste, ci interagiamo, però se la dovessimo toccare, accarezzare, prendere a calci, risulterebbe un po' difficile. Con l'Internet of Things incominciamo a dare un aspetto un po' più materiale a Internet. Internet of Things, in realtà, questi oggetti sfruttano Internet per poter comunicare a noi qualcosa sull'ambiente in cui viviamo. Quindi l'obiettivo è quello di creare dei dispositivi capaci di leggere un qualcosa dal mondo reale e di portarlo in Internet, in modo da darci, poterlo comunicare sostanzialmente a chiunque, da darci una lettura un po' diversa di quello che noi siamo abituati a percepire con i nostri sensi. In realtà sono degli oggettini abbastanza stupidi, non sono grandi supercomputer, ma neanche il nostro cellulare, se dal mio punto di vista e dal punto di vista di molte persone si può annoverare tra l'Internet of Things. In realtà il cellulare è una cosa abbastanza intelligente. Spesso ci troviamo in tasca qualcosa di più potente dei desktop, dei computer con cui lavoriamo, magari. Quindi ecco, definire il cellulare con Internet of Things, secondo me, è voler un po' allargare troppo, cercare di allargare troppo questa coperta, diciamo, dell'Internet of Things, che risulta in realtà è qualcosa di molto più che stretto. Quindi in realtà quello che si aspettano, cioè un altro grande, lo diceva prima Giovanni, no? Tra le varie, insomma, preoccupazioni che ci sono oggigiorno riguardo l'Internet of Things, c'è sia la sicurezza, lo affronteremo un attimino dopo, e anche cercare di capire questo fenomeno poi dove va a parare, cioè in un immediato futuro che sviluppi potrà avere, perché comunque è un fenomeno di massa, e questo è poco ma sicuro, dai contorni assolutamente non definiti. Ci sono delle previsioni su quello che sarà nel breve periodo l'Internet of Things, quindi sostanzialmente quali dispositivi, che tipo di dispositivi e che influenza potranno avere questi dispositivi sul nostro modo di vedere, di pensare, sul nostro modo di interagire sia con noi stessi che con gli altri, di interagire con tutti i dispositivi, diciamo, intelligenti come possono essere i nostri smartphone, ma anche tutto quello che potrà essere un domani più smart. Prendete questo concetto di smart come qualcosa di più intelligente dell'interruttore della luce che si accende e si spegne. Già un interruttore tipo Alfa, perché si accende e si spegne da remoto, potrebbe essere un Internet of Things, e sicuramente qualcosa di più smart. Quelli che ci abbiamo in questa stanza no. Quindi sono state fatte delle previsioni, qualcuno ha startato questa immagine spopola su Internet, insomma, come cercate Internet of Things, non è il primo che riesce, perché sostanzialmente credo sia l'unico studio che è stato fatto per cercare di quantificare l'Internet delle cose, perché anche il quantificarlo risulta molto difficile. Sostanzialmente c'è questa previsione che prevede che, scusate il gioco di parole, nel 2020 si avranno 4 miliardi di persone connesse per affari per 4 milioni di dollari, 25 milioni di app, 25 miliardi di sistemi embedded, per intenderci tipo Apple e non come i nostri cellulari, 50 trilioni di gigabyte di dati. Questo è un altro aspetto molto interessante.
perché ovviamente tutti questi dispositivi raccolgono informazioni anche in maniera elementare, vuol dire anche un sensore di temperatura che noi abbiamo nella stanza che è collegato a internet raccoglie una grandezza fisica che è la temperatura. Poi materialmente noi che ce ne facciamo? Io posso andarlo a leggere tranquillamente vicino al termostato di casa quanti gradi sono, però l'internet hosting ci dice che noi lo dobbiamo sparare su internet questo dato perché è tanto bello e tanto figo. In realtà il dato in sé serve a ben poco, se però magari ci aggiungiamo vicino il consumo di corrente di casa nostra, se ci aggiungiamo vicino quante persone ci sono nella stanza, se ci aggiungiamo vicino la temperatura esterna, il grado di umidità, se la signora di sopra ci sta e quindi ci dice che la soffitta e quella di sotto magari assente e quindi ci abbiamo il pavimento freddo, insomma incominciamo a correlare tutti questi dati, magari incominciamo ad avere qualche informazione un po' più interessante. Ci possiamo incominciare a spiegare qualche fenomeno, perché per esempio in una settimana abbiamo consumato più gas, più corrente elettrica rispetto a un'altra settimana e cose di questo genere. Ovviamente questi dati devono essere archiviati e uno delle conseguenze di Internet of Things sono quelli che vengono definiti i big data. Quindi questo è un altro termine su cui insomma si potrebbe discutere su come tradurlo in italiano, ma prendiamo una buona traduzione di grandi dati. Grandi dati in realtà rappresenta semplicemente il concetto di una grandissima mole, una grandissima quantità di dati, che sono quelli che ci provengono tutti questi dispositivi sostanzialmente che collezionano dati e li mandano, e questa poi è un'altra bella domanda, dove? Parte dei database, lasciamo stare diciamo, il layer fisico, quindi i database, i server che poi ci vorranno da qui al 2020 quando ci saranno 3 trilioni di dispositivi collegati, eccetera, eccetera. Questi dati chiaramente hanno un senso se vengono aggregati, quindi se vengono letti insieme ad altre grandezze. E questa è un'altra delle grandi scommesse del futuro e ha diciamo, due aspetti, uno che ci riguarda in maniera più indiretta, un altro che ci riguarda in maniera più diretta. Sostanzialmente il discorso è chi gestisce questi dati e qua entriamo in un problema poi di sicurezza, di privacy, di tutela dei propri dati personali e quant'altro. Bisogna dire che oggi nessuna, tranne forse Google, delle grandi multinazionali si sta muovendo verso l'Internet of Things, che sempre per ritornare al concetto del termine è una cosa talmente ampia ed è un fenomeno che si è sviluppato specialmente dal basso, quindi in maniera assolutamente trasversale, senza un coordinamento. Questo ha portato tra l'altro a parte chiaramente a non avere lo svantaggio di un prodotto che ci viene fornito da delle multinazionali per cui già bello preconfezionato e noi ce lo dobbiamo solo assorbire, dall'altro ha portato però a un sviluppo disorganizzato, per così dire, senza un obiettivo ben prefissato e quindi con tutte le carenze di una cosa del genere come proprio riguardo la sicurezza. Come diceva prima Giovanni, in realtà l'Internet of Things è una bellissima cosa, ma per quanto riguarda la sicurezza fa veramente acqua da tutte le parti, è peggio di un colabro, perché tutti i dispositivi che noi semplicemente prendiamo e mettiamo su internet in realtà sono stati sviluppati proprio per consentirci di mandare queste informazioni su internet, ma assolutamente di non tutelare noi stessi. Allora la questione è sempre quella, che io magari faccio sapere a qualcuno che ha acceso o spento una luce potrebbe non significare niente, però quei dati aggregati insieme a tutte le informazioni che io distribuisco su internet in vari modi potrebbero cominciare a essere interessanti per qualcuno. Ora, questo qualcuno potrebbe essere semplicemente i soliti, quelli che smerciano pubblicità a basso costo, sostanzialmente a quelli che a cui interessa profilarci, però ci potrebbero stare anche altri interessi. Morale della favola, questi dati devono essere gestiti e i big data sono una delle grandi scommesse dell'Internet of Things nel prossimo futuro. Qualche esempio, diciamo, dei dispositivi, ce ne sono tantissimi, i due più famosi. Nest, che vedete a sinistra, e il braccialetto della Xiaomi, come lo volete, il Band, che qualcuno qua dentro forse c'ha pure, uno, due, lo conosco, tre,
Il Nest forse a casa non credo, in Italia non credo sia molto diffuso, diciamo che è inutile. Giusto? Esatto. Il Nest è un dispositivo, per chi non lo riconoscesse, è uno smart, è un termostato smart. Però in Italia non funziona bene perché è limitato nell'uso, perché non abbiamo la parte, diciamo, delle compagnie che erogano energia, sia gas che energia elettrica, per, con cui poterlo poi collegare e farlo funzionare bene. Se l'è comprato Google, era una startup, sta Giovanni, meno male non la sente, era una startup, hanno cominciato a fare soldi, un grandissimo successo negli Stati Uniti, Google se l'è comprato, come succede spesso. Perché Google si è comprato sta cosa? Sono andato un po' a ravana in internet, nessuno lo sa sostanzialmente. Probabilmente vuole investire nell'Internet of Things, e questo è uno degli esempi più fulgini. L'altro è Mi Band, quindi questo essendo un termostato, cosa dice? Se pensate semplicemente alla temperatura in casa, noi lo possiamo comandare da remoto, leggere da remoto, un sacco di belle cose, ci accendiamo il riscaldamento prima di arrivare. Vabbè. L'altro è il Mi Band, un oggettino molto stupido, Bluetooth. Cosa fa? Monitora la nostra attività fisica anche quando dormiamo, se ce lo teniamo del sonno. Dice, cosa ci dice? Delle informazioni che noi sostanzialmente già sappiamo, che quando camminiamo ci muoviamo, che quando dormiamo stiamo fermi, qualcuno magari è un po' agitato, ok, però ci fa tanto figo anche da farci dire queste cose da dove? Da un server che sta in Cina e che ce le rimbalza addosso in una maniera grafica molto carina. La questione è sempre quella. Quando poi andiamo a mettere insieme questi dati, potrebbero incominciare ad esserci problemi. Perché in realtà stiamo dando queste informazioni che messe insieme da qualcuno che potrebbe avere interesse potrebbero profilarci. C'è da dire la verità che questi sono due esempi, diciamo, che hanno a che fare più direttamente con noi, ma l'Internet of Things è anche qualcosa che ha degli aspetti molto più ampi. Sono Internet of Things, potrebbero essere Internet of Things per esempio dei dispositivi per il controllo della quantità di acqua in un fiume, per il controllo della, anche una stazione meteo collegata a internet, voglio dire, essendo un dispositivo stupido di per sé potrebbe essere annoverato tra l'Internet of Things. Potrebbero essere dei sismografi, sono tranquillamente dei dispositivi che possono anche loro ricadere nella classificazione Internet of Things. Dei radiotrasmettitori attaccati al collo di alcune specie animali in pericolo di estinzione, scusate, anche quelle sono Internet of Things. Tutti questi dispositivi poi tra l'altro devono comunicare, finché siamo a casa nostra e attacchiamo il Nest vicino al muro con via residuo e lo configuriamo sul nostro wifi, la situazione è tranquilla. Quando ci troviamo nella foresta c'è l'animaletto col bubone sul collo, poveretto, che lo deve tracciare, lì il wifi incomincia un po' a dimostrare tutte le sue carenze. Quindi anche la parte, diciamo, di protocolli di comunicazione, di sistema di comunicazione dell'Internet of Things non è ben definito. Sostanzialmente ognuno fa quello che può, ognuno ci si arrangia. Quindi si va dal Bluetooth del Mi Band, dal Wi-Fi del Nest, a sistemi di rete punto punto inventati completamente di sana pianta, come con ciò amici che lavorano in NGV e so benissimo come lavorano per esempio sui vulcani, dove non c'è sta corrente, non c'è sta internet, non c'è sta niente di niente. Loro semplicemente si inventano veramente le cose da capo, perché sono costretti a farlo. Quindi, però tutti questi poi sistemi di comunicazione, tutto questo modo di far comunicare gli oggetti l'uno con l'altro, che vi ripeto, non è vero come trovate in alcune definizioni che gli oggetti comunicano fra di loro e acquisiscono intelligenza, assolutamente no. Premesso che l'intelligenza, e qui ci sono forse persone più autorevoli in questa sala che dicono, è sempre simulata da parte del computer, perché vuol dire che scimmiottano l'uomo, ma i computer non sono intelligenti, men che meno possono essere l'internet, cioè l'internet degli oggetti. Forse è una voce messa in giro da chi li vende per farli sembrare più appetibili di quello che in realtà sono. Io ripeto, pensate, oggi ne vedete tanti di Internet of Things su questi tavoli, oggi uno dice, pensate comunque a loro come delle cose estremamente stupide, che sono veramente in grado di comunicare verso l'esterno, qualcuna come per esempio il Nest è capace anche di ricevere delle informazioni, ma sostanzialmente sono fine a comunicare a noi qualcosa. Quindi alla fine, come viaggiano queste informazioni, alla fine arrivano comunque su internet e lì poi vengono utilizzate.
tra i fini più o meno nobili che ci sono dell'internet of things, c'è questo qui, ve l'ho portato perché è all'onore delle cronache in questi giorni, c'è la Fincantieri che vuole infilare un chip nelle scarpe dei suoi carpentieri, e quello è l'internet of things. Loro stanno controllando sostanzialmente, tramite un sensore RFID o qualcosa del genere, dove stanno gli operai. La motivazione ufficiale è per motivi di sicurezza, il che magari ci sta pure, perché Internet of Things sono, per esempio, potrebbero anche essere classificati come, così come i robot che costruiscono, che adesso nelle fabbriche della Fiat, ex Fiat, potrebbero essere Internet of Things, che comunque sono collegati a Internet, l'uomo le pilota tramite Internet. Ci sono dei macchinari a controllo numerico che sono collegati a Internet per motivi di sicurezza. Una stampante, al limite potremmo dire che un Internet of Things, se è collegata a Internet ci fa sapere sul nostro browser quando gli sta finendo il toner, per esempio. Il chirurgo che opera dal Giappone negli Stati Uniti già là è un qualcosa di un po' troppo intelligente per essere, secondo noi, classificato come Internet of Things. C'è dietro, diciamo, diverso codice, a parte, però c'è anche questo aspetto software dell'Internet of Things. Internet of Things, gli oggetti, qui stiamo parlando di software, hanno ben poco, veramente ben poco. Tutta poi il layer di controllo è generalmente sempre demandato a chi colleziona i dati, li mette insieme e poi produce il risultato che ci interessa. Però l'interruttore smart che ci sta nel muro, quello è una cosa che è capace di capire semplicemente quando gli arriva il pacchetto, ma come gli arriva attraverso ZigBee, attraverso il Wi-Fi, attraverso X10, quello che sia il protocollo scelto, gli arriva il pacchetto, lo identifica con l'ID giusto e lui sa che si deve mettere nello stato opposto a cui sta, voglio dire, cioè quello è il massimo dell'intelligenza che c'è. Quindi la Fincantieri di Genova, per ritornare sul discorso che fa, decide di mettere questi RFID nelle scarpe agli operai, che però non sono per niente contenti, perché sì, è vero, forse controllano meglio dove stanno, forse riescono a sapere in caso di incidenti quante persone ci sono, quindi a coordinare meglio i soccorsi, forse riescono a cazziare in tempo reale qualcuno che sta girando senza DP su un'impalcatura che non è stata collocata, messa a norma, eccetera, eccetera, però sostanzialmente c'è la paura che poi possano fare un qualcosa in più. Quindi siamo alle cronache, sindacati che non sono d'accordo, persone che non sono d'accordo, manifestazioni di piazza, scioperi, blocchi di snodi autostradali, i merci che non riescono a entrare nelle fabbriche da Fincantieri, chi più ne ha più ne metta. Evidentemente qui poi si va a toccare un tasto particolare, che è quello del lavoro, però forse c'è un po' di malumore. Quindi sostanzialmente l'Internet of Things è tutto oro. Qua poi ognuno ci dava la sua risposta. Ripeto, le critiche maggiori sono quelle per la sicurezza e la privacy. La sicurezza, come diceva Giovanni, giustamente con qualcuno di voi ha sollevato il problema, è semplicemente data dal fatto che, essendo questi oggetti collegati a Internet, noi sappiamo che su Internet c'è di tutto e di più, tra persone, anche persone buone e persone malintenzionate, e siccome noi prevediamo di collegare a Internet, ma anche solo la nostra serratura di casa per poter entrare con lo smartphone, perché non ci vogliamo portare appresso la chiave per un motivo qualsiasi, o perché siamo dentro al letto e vogliamo aprire alla mamma che è venuta la domenica mattina alle 7:30 e che non c'era niente da fare, però nessuno ci garantisce che il ladrunco malintenzionato non si possa collegare a Internet, arrivare alla nostra serratura e aprirci, diciamo, casa senza neanche fare effrazione, e magari non lo possiamo neanche denunciare. Quindi questi aspetti vanno sicuramente valutati. E poi c'è la privacy di cui vi stavo giusto appunto parlando. Perché l'aggregazione poi di queste informazioni dà, è tanto bella, voglio dire, sapere che tu quando esci dal lavoro l'RFID che c'è vicino al computer sa che te ne sei andato, quindi comunica con la rete di casa per farti accendere il riscaldamento, ti fa magari accendere il forno perché tu hai già messo dentro il tuo bel tacchino farcito, ti mette a far riscaldare l'acqua del boiler perché ti sa che ti devi fare la doccia, e tutte queste belle cose. Però automaticamente qualcuno potrebbe sapere che l'ora a cui noi usciamo dall'ufficio, quanto tempo ci mettiamo ad arrivare a casa, quando arriviamo a casa,
quando le ore in cui ci stiamo e le ore in cui non ci stiamo, le ore in cui ci stanno un tot di persone, magari in cui quella in cui ci va il personale di servizio a pulirci la casa e tante altre belle cose. Allora magari queste informazioni sarebbe il caso di tenerle per voi, però ancora una volta questa è una scelta soggettiva. L'Internet of Things è uno strumento che ci viene messo a disposizione. Poi, come al solito, l'uomo dovrebbe essere più intelligente della macchina e saperlo utilizzare. Quindi, accettare il compromesso, perché fondamentalmente di compromesso si tratta, e decidere poi di conseguenza le proprie azioni. È chiaro che uno deve sapere che magari va soggetto a un controllo maggiore nel momento in cui utilizza certi dispositivi. Voglio dire che magari in Cina sanno se io ho fatto cose con mio partner quella sera perché mi sono agitato un po' di più del normale, ok? Posso tranquillamente decidere di farglielo sapere, ma se non glielo voglio far sapere mi prendo il mio Mi Band e lo metto sul comodino, così per i cinesi quella notte avrò dormito come praticamente un bambino. Probabilmente cominciano a sospettare qualcosa, così poi magari mi mandano a casa il Mi Band tatuato che io non mi posso togliere, non ci arriveremo, non preoccupate. Quindi questo ve lo dicevo prima, appunto, queste due criticità dell'Internet of Things sono proprio insite nel movimento che le ha generate, quindi sostanzialmente noi stessi. Non essendoci neanche uno standard, non è stato Internet of Things, non è, ripeto, come è difficile definirlo anche perché non c'è uno standard. Gli organismi di standardizzazione internazionale non sanno manco che cos'è. Ok, se voi andate a chiedere alla IET o alla ISO qualsiasi organismo di Internet of Things, loro non sanno che rispondervi. Questo perché è una cosa nostra, dove per nostra intendo persone che smanettano con l'hardware sostanzialmente, ok? Quindi sostanzialmente c'è questo, però ci sono comunque queste problematiche. Altri esempi di problemi riscontrati in dispositivi annoverabili sempre nella specie di Internet of Things. Se andate a fare una ricerca su internet ne trovate quantità in mano, dispositivi, cioè, televisori come Google LG, sulle TV LG, praticamente si è scoperto che inserendo le pennette con filmati multimediali in casa LG sanno esattamente tutti i titoli che voi avete su quella pennetta, quindi in teoria potrebbero sapere se fate, se pirateggiate oppure no, magari mandarvi direttamente qualche organismo di controllo a casa perché voi avete inserito la pennetta. La Samsung, sui televisori Samsung, su una serie, la serie 6000 mi sembra, c'erano, era facile creare un DOS, quindi un denial of service su questi televisori, mandandoli praticamente in loop infinito di riavvio, semplicemente mandando dei pacchetti con HPing, insomma, vuol dire che stavo andando un attimino a sfrocoleare, ma niente di trascendentale, qualcosa che potrebbe fare anche un ragazzo delle medie. Però in pratica noi poi non possiamo più usufruire il nostro bene, il nostro televisore. Ok? Le videocamere cinesi sono famosissime, che mandano penso di fresce a quelli. Hanno scoperto un vettor, cioè un bug sul quelle, sì. Quindi ma non solo vedono, riescono a vedere in casa. Ma non solo sui televisori Samsung, queste delle webcam, vabbè, ce ne sono anche quelle dei, in realtà dei. A parte smart TV sì, ma anche quelle portate del cellulare, c'è gente, ho visto su internet, che gira con il nastro isolante sulla webcam del telefonino, ecco. No, e tu non ce l'hai proprio la webcam del telefonino, tu sei stile stallo, quasi come stallo, esatto, e non stai neanche tranquillo, manco diciamo ci dà queste possibilità. E elettrodomestici, il nostro frigo, voglio dire, che può segnalare quando abbiamo fatto la spesa, a parte il contenitore delle uova, che è un altro classico delle cose che stanno su internet, che ci dice quando non possiamo fare più la frittatina con bacon la mattina, che per noi europei è utilizzato, noi italiani è utilissimo. Voglio dire, però potrebbe dire a qualcuno quando è che noi facciamo la spesa, perché magari ha quel carico, no? Il carico di motore in più perché ha bisogno di raffreddare che cosa quella spesa che noi abbiamo messo dentro il frigorifero. La versione napoletana con la zuppa di latte.
oppure semplicemente anche lui potrebbe segnalare a qualcuno quando noi siamo o non siamo in casa, perché magari determinate fasce orarie il frigorifero non si apre. A chi lo va a dire? Magari alla ditta che sta in Finlandia, piuttosto che a quella che sta in Cina o quella che sta negli Stati Uniti, ma poi noi non sappiamo quei dati chi li va a usare, chi li mette insieme, chi li aggrega e chi ci profila, perché il discorso è sempre quello. Il set-top box e gli apparecchi che abbiamo sotto al televisore collegati a internet, cominciando da MySky, non so quanti di voi hanno MySky, penso una metà della sala, occhio e croce, non so quanti di voi si sono letti le clausole del contratto, non so quanti di voi sono andati a scavare le impostazioni per dire a Decoder Sky di farsi fatti suoi, di non riportare in maniera anonima, cito più o meno a memoria, le statistiche sull'utilizzo del decoder MySky, sostanzialmente per dire a Sky cosa vediamo, cosa ci scarichiamo, quando lo facciamo, cosa ci registriamo. C'è questa possibilità. Io ho fatto un controllo molto all'acqua di rose, ho visto il mio decoder, io gli ho detto di non farlo, lui sta buonino buonino lì, non si collega a internet finché io non vado per scaricarmi delle cose, quindi forse ancora rispettano. Apparentemente non ci sono connessioni aperte, quindi sto fatto che io gli ho detto fatti fatti tuoi, probabilmente mi è stato assentito. Non so quanto durerà, probabilmente manda un aggiornamento firmware e poi si scopre che se ne frega altamente di quello che io gli ho detto di fare o di non fare. Stessa cosa per il DVD, potrebbero tranquillamente andare a dire alla Sony che voi dentro ci avete infilato un DVD per soldato, per dirlo stile British, del loro ultimo film e che quindi sostanzialmente gli avete fregato soldi. Era doveroso? Ok? Se qualcuno aveva dubbi, Stallman la pensa a questo riguardo per dire riguardo l'internet routing, vengono a studiare il gioco di farò. Cioè, quando senti parlare di internet of things, stai sentendo parlare di cose pericolose, di cose dannose. Su questo non avevamo dubbi che Stallman la pensava così, come un po' integralista, se qualcuno lo conosce, insomma, vive, si narra che viva in una caverna, che isolato, sotto strati di piombo, insomma, non essere tracciato, quando usa un GSM qui stacca la batteria quando non deve telefonare, eccetera. Abbiamo avuto, penso, buona parte di noi qua dentro il piacere di incontrarlo. Vabbè, diciamo lui è l'estremista della situazione, ok? Però se serve, diciamo, per controbilanciare un attimino la situazione. Immaginate sostanzialmente come se fosse possibile tracciare istantaneamente le vostre necessità nel quotidiano per farvi pubblicità targetizzata sostanzialmente, no? Si parla di prodotti anche di supermercati, di prodotti con RFID messi nei supermercati, quindi automaticamente quando voi camminate qualcuno potrebbe sapere cosa avete messo nel carrello e mandarvi dei messaggi più o meno subliminali per farvi comprare dei prodotti piuttosto che altri prodotti, magari vi potreste ritrovare gli stessi prodotti pubblicizzati quando aprite la pagina di Amazon, anziché diciamo suggerirvi semplicemente libri, macchine fotografiche e memorie, potrete cominciare a suggerirvi anche una marca precisa di salame che guarda caso voi avete comprato mezz'ora prima al supermercato. Sono cose di per loro diciamo innocue, dipende sempre che uso se ne fa. Certamente non fa piacere sentirsi scoperti fino a questo punto, no? Perché poi sono quasi in grado di metterci a nudo. Noi esseri umani abbiamo la presunzione sempre di pensarci al di sopra di tutto, di tutte e tutti, specialmente le macchine, di ragionare in maniera più intelligente, eccetera. Se qualcuno ci viene a suggerire proprio la marca di salame che a noi piace tanto, forse ci sentiamo un attimino sgamati, e questo sicuramente non fa piacere. Potrebbero fare delle cose ancora peggiori. Pensate se il vostro supermercato, visto che sa che voi andate sempre a comprare quella precisa marca di Conflex, anziché farvi l'offerta, voi vi fa un prezzo più alto. Ci rimarremo molto male. Esiste un sistema di tracciamento per prezzi in Amazon, se qualcuno lo usa, non mi ricordo come si chiama, che sostanzialmente voi tenete d'occhio degli articoli a cui siete interessati aspettando che il prezzo salga e scende. Non so se ci avete mai fatto caso, ma... non è proprio la wishlist, proprio se volete facciare. Comunque io, c'è un sito esterno che tiene traccia dei prezzi, sul sito di Amazon. I prezzi di Amazon vanno su e giù, pezzo di peggio di una quotazione in borsa,
e c'è qualcuno che sospetta che sostanzialmente nel momento in cui io metto il segno di spunta su quel prodotto perché voglio tracciarne il prezzo, Amazon automaticamente lo fa alzare. Io credo che non sia vero. No, io credo che non sia vero perché non so solo che momento, cioè se dovesse far fare i prezzi di qualsiasi cosa ci stanno diciamo nelle watch list venderebbero più niente. Però voglio dire, il concetto è quello. Devo dire, dal pensarlo a farlo, il passo è veramente breve. Quindi c'è stato un caso negli Stati Uniti di una società che vendeva stock option, non mi ricordo, qualcosa del genere, che faceva una sorta di profilazione molto blanda sul numero di telefono di chi chiamava per capire da che zona chiamava e quindi automaticamente definire il prezzo delle stock option che gli andava a vendere. Una cosa banale che però ti fa incavolare, ok? Perché se siamo tutti quanti uguali, perché devo pagare una cosa più di un'altra semplicemente perché dal mio punto di vista c'è una richiesta maggiore. Magari il mio vicino ha comprato gli stessi togli di carta a metà del prezzo che lui non l'aveva mai comprato, io li compro sempre, li pago il doppio. Non è una cosa sicuramente giusta. Però internet potrebbe consentire di fare questo ed altro. Con questo ho finito, giusto un rapido sguardo a quello che tenterò di fare oggi, perché se la presentazione l'ho finita alle 2:30, non ho avuto il tempo di prepararmi la parte pratica, in realtà è una cosa che avevo già fatto, quindi non parto proprio da zero. Volevo fare un sistema di monitoraggio dei consumi fatto in casa, purtroppo dalla Cina non mi è arrivato la pinza elettrica, la clamp per misurare la corrente, insomma, che io sto ciucciando dal mio impianto elettrico, quindi utilizzeremo dei sensori di temperatura. Il concetto è quello di leggere una grandezza fisica reale, farla elaborare in questo caso ad Arduino e spararla su internet. Ok, semplicemente il mo, alla fine cambierà, dal punto di vista di lattio cambierà poco se vado a leggere il consumo in ampere piuttosto che la temperatura. Però e vedremo anche come sia facile implementare qualcosa del genere, anche perché è completamente a digiuno di programmazione, per il semplice motivo che in questo mondo esiste il fantastico modo di procedere del copia e incolla. Quindi io vado sul sito di Arduino, in base all'hardware che ho, ci sono già delle librerie scritte da qualcuno più bravo di me, io non faccio altro che andare lì, frankenstein la situazione, prendere i pezzi che mi servono, metterli insieme, mettere giusto due righe di codice per incollarli e sperare che tutto funzioni. Se poi le cose non funzionano, ci sta il Fab Lab, che voglio dire, per tentare di mettere a posto le cose. Va bene, vi ringrazio.